Sono passati 20 giorni e sono riuscito a fare l'amore come una volta, insomma, e la cosa è stata meravigliosa perché praticamente è stata lei a dire basta, perché io non c'è, poi non c'è nessuna controindicazione, insomma, ho sentito tutto, sentivo tutto, era una cosa come quando ero giovane, insomma, io. Poi anche col rapporto con le altre persone, sono un'altra persona, riesco ad avere contatti con le altre persone, sono più sorridente, più scherzoso, mentre prima quando ho avuto il problema ho cominciato a essere sempre più moscio, sempre più triste e non avevo più, pur essendo io un motociclista, Davy Davidson, quindi se siamo sempre in compagnia, in gruppo, io mi allontanavo, tendevo a allontanarmi, a stare lontano dal gruppo, invece adesso mi ributto dentro, mi rimetto a ballare, cosa che non sono capace di fare, insomma. Sto veramente bene. Ringrazio il professore perché mi ha fatto proprio un gran bel regalo. Cioè, quello che mi ricordo io è che sono entrato dentro, sentivo parlare lei e poi quando sono uscito non sentivo niente praticamente, anche nei giorni dopo l'unica cosa fastidiosa era il catetere che dava noia, ma se no era normale. Sì, era stato, sinceramente pensavo peggio, ma è stato niente. Praticamente non ho patito nulla. E poi il taglino è un taglino qua su in cima che non si vede neanche. Francamente è una cosa eccezionale, davvero. Il dottor Antonini mi è sempre stato vicino, è sempre stato raggiungibile, anche se non era lì, non poteva essere presente, è sempre stato raggiungibile, ma sempre spiegato, all'istante praticamente, come se fosse lì, insomma. Mi ha sempre rassicurato e effettivamente è stata una gran brava persona, un gran bravo dottore, scusi. L'orgasmo e l'eiaculazione è come quando avevo 20 anni praticamente, cioè, e piano piano si raggiungeva al massimo e poi sono venuto, poi dopo, cioè, devo dire, 2 volte sono venuto perché non è una cosa che mai successa, perché effettivamente sta su e insomma è piacevole anche per lei la cosa, insomma, si è fatta una notte di fuoco, insomma. Io consiglio a chi ha diabete di farla questo intervento, se ne ha bisogno, perché penso che anche il diabete se ne vada, nel senso che sono più allegro, insomma, quindi penso che se viene l'allegria, la felicità che ho io adesso, anche il diabete regredisca, perché penso che è da fare, è una cosa da fare assolutamente.